L'Istituto Comprensivo Lucca 3, nell'ambito del progetto Scuola di Legalità, ha organizzato una giornata dedicata a Giovanni Impastato. Giovanni è il fratello minore di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia a causa delle sue denunce dalle frequenze di Radio Hat di Cinisi, feudo del boss Tano Badalamenti, la cui vicenda è stata raccontata nel film I 100 passi. Gli stessi fratelli Impastato provengono da una famiglia mafiosa e proprio con una domanda sui rapporti con il padre si è aperto l'incontro nell'auditorium di San Micheletto, dove Giovanni ha presentato il suo libro Oltre i 100 passi agli studenti del Liceo delle Scienze Umane, dell'ITIS Fermi e dell'Istituto Comprensivo Lucca 3. Una giornata dedicata alla legalità e alla lotta alla mafia che Giovanni porta avanti all'indomani dell'assassinio del fratello. Sì, se ne parla troppo poco, però io credo che sia veramente importante anche qui a Lucca ricordare Peppino Impastato, parlare di mafia e parlare di un argomento che è anche di attualità qui, perché la mafia è presente pure in Toscana, è presente al nord Italia, però io credo che la cosa importante è cercare di trasmettere alle nuove generazioni ed anche ai giovani di Lucca il messaggio di Peppino, che non è soltanto un messaggio di impegno civile, di rottura, di lotte, ma è un messaggio educativo soprattutto per le nuove generazioni.